togliamo la runa del sonno, così nessuno ha più bisogno di dormire. Spettacolare, ragazzi. Stasera se Zesti va via mi sento... sono d'accordo, Yusam. Teniamola d'occhio, eh? Tutti a tenere d'occhio Zesti. Siamo stanchi. Non siete stanchi, è un costrutto mentale la stanchezza. Ma Akane ormai ci ha abbandonato, ormai Akane ha preso la via del lavoro, dice di lavorare. Ma chi le crede? Tanto stanotte passa sicuro, eh? Arriverà... Una certa cane arriverà. Ah, sono qui che aspetto il piccolo treno per andare in questi posti magici. Non è vero, non è vero. Grazie. Born to Crash. Arriva, scrive due messaggi da swag giovanile, poi va via perché non, in realtà va a dormire, non regge. Il mio gioco preferito, non vedevo l'ora della live. Lo demolisco. A me fa schifo. È vero, bellissimo. Infatti già lo apro, che ci vuole quei tre quarti d'ora buoni per aprirlo, quindi. Vedo un po' di facce nuove questa sera per questo Morrow by Night. Come mai? Cosa vi porta qui? Il gioco? Il relax? Eh? Grazie anche a Capezzolino prorompente. Ottimo. Ma no, tu di Antonio chi no. E magari Red Dead Redemption 2 ci sta. Il nuovo album di Post Malone mi è piaciuto molto. Consiglio ai fan della rappazione. Mi fa schifo il rap, Vector. Ma sono contento se a te piace. Stai zitto, Dolian, per favore, eh. Mi hanno sparato come pensavo. Però mi piace Caparezza. Ah, scacco Mario. Il fatto che mi sia rotto una caviglia e sto a letto 24 ore su 24. Che culo, Saber. Non per la caviglia, naturalmente. Stare a letto. Sempre. Bellissimo. Oggi una maledizione delle caviglie, perché? Come la caviglia? Non era distrutta da qualche altra parte, non mi ricordo dove, ma non era la caviglia, era la caviglia. Cosa sei ripoppata adesso, Zesti? Abbiamo parlato male di te fino adesso. Vi farò vedere anche il gioco, sono nel menu adesso, non sto facendo vedere un cacchio perché sono nel menu. Se guarda 2015 Twitch mente. Daubt. X Daubt. Come il gioco lì che non ho giocato. Oicek, quello è un problema, eh. Target, sei proprio un uomo di cultura. Anche questo è quasi un meme. Tra l'altro. Ma 10 anni fa non eri nata, Zesti, quindi non è probabile. L.A. Noire, l'avevo scaricato per farlo nel Morrow by Night, poi ci ho ripensato, Doglia. Perché dura 20 ore, quindi non... No. È la cosa più pesante del mondo, però è divertentissima, Vector. Cioè, L.A. Noire, se lo shitposti, diventa veramente divertente. Ci sono delle cose stupidissime. Faccio un change. Switz. Grazie. Come si parla?
Grazie, Baco. Ecco, così. Ma che schifo, Zesti. Vattela a lavare. State zitti. Io me lo ricordo strabello, ma ero piccolo. Di cosa stavamo parlando? Undead Nightmare, ma quello non era Red Dead Redemption 1. Facciamo qualcosa di originale e andiamo sul monte più alto, ma qui non esiste il monte più alto. Ma come taglia 5 dollari? Siamo impazziti? Allora. Cosa facciamo? Ah, è Eleinoir, ok. Sì. Andiamo sulla pianura più bassa. Run solo lazzo. No. Questa sera passeggiamo. Parliamo di sesso e cavalli. Questo cavallo è di sesso femminile. Fatto. Come si metteva la... Così. Voilà. No, no, sono sul single. E sull'online non c'è tutta la roba che c'è nel single player. Il volume spero sia giusto. Mi avvicino anche un pochino al microfono. Allora. Aspetta. Allora. Qui vuol dire che c'è un cinghiale leggendario? Questa qui però è casa mia. No, questa è casa mia. Questo cos'è? Ci facciamo... Ah, un salume a te, Maria Chiara. Non so, il tuo nome è quello che so da prima di tutti, ma ho avuto un vuoto di memoria adesso. Non sei più importante, Mary, mi spiace. Finché non mi rifai vedere il guanciale croccante come si deve. Ah, buonasera. Buonasera, no, vengo in pace. Orca puttana. Questo impazzito nel culo. Porca miseria. Sono morto, ragazzi. Devo imparare anche a giocare, non ci gioco da 2 giorni. Devo abbassare il volume comunque, che è troppo alto. Gli spari erano dentro le mie teste. Grazie, Fardi. Dicevamo. Partiti a millissimo, sì. Ho giocato a Diablo. Come 60 euro di me, ma c'ho un botto di soldi. Ho perso la memoria completamente, ho perso. Allora, rimischiamo le carte in tavola. Ah, che bel posticino qui. Quasi quasi mi ci accampo da solo. Grazie, Mary. Dicevo, prima di tutto, abbasso un pelo l'audio. Grazie Tamba. Allora, lì ci sono i cinghiali. La chiesa l'ho lasciata dietro. Sono messo a fare tutta la mappa prima di fare le missioni, quindi ho fatto nel mentre 6 livelli, poi la missione principale. Bravo, Vector. No, dammi le mie armi, cavallo. Allora, ci prendiamo Springfield a canna rigata. Questo che cazzo è? Questo è meglio. C'è un po' più di cadenza. Vai. Qua
come vanno le cavalcate? Lì no. Sono partito e sono morto. Fammi questo. Allora. Però i dialoghi sono bassi, vaffanculo. Io voglio i dialoghi alti. Facciamo le cose a modo. No, City! Con chi parla? Mi ha sgammato. Porca miseria. Porca miseria, è peggio di prima, ragazzi. Sono morto già. Ma è impossibile. Scusatemi, un attimo. Era meglio prima, era. Che gli sono andato in culo al Sambuco. Questi erano tutti invisibili. Oh, qui ci deve essere un tesoro della menghia. Come che fucile di pelle? Fortissimo. C'ha molto danno. Sai che il Deadeye in questa run non l'ho mai usato? Dove sono adesso? Andare dietro di me. Buonasera, serve qualcosa? Hey there, partner. Non gli serve niente. No, non credo. Non c'è la selezione della difficoltà su Red Dead, credo. Sono qua, Lino. Sono appena trasferitomi nella casa. Questa qua, a Shady Bell. A più o meno appena. Cioè, ho fatto la prima missione tipo a. Basta, cavallo, non mi seguire. Ho fatto la prima missione a Saint-Denis. No, voglio sparargli io. Nella faccia così. Spara questo, scemo. Porca bestia, ci ho messo 6 mesi. Ricarica. Ma era tutto fatto ubriaco. Oh, mai sciolta. Bene. E dopo ci andiamo di notte, bro. Bro, lo dici a tua sorella, Doglia. Hai capito? E non ti azzardare mai più. Fammi vedere cos'hai, man. Cosa abbiamo qui? $1.72. Ottimi danari. E tu cos'hai? Ah, ben 3 proiettili me li intasco. Grazie Valentino. Ciao belli, ben arrivati. Cosa abbiamo in queste rovine di Elden Ring? Cavallo, non mi devi seguire dovunque vado. C'è. Direte che sicuramente sopra c'è qualcosa, eh. Sium. Antonello il gatto stellare. Gartic Phone. Che figura di merda, mi sono spaccato tutte le tibie. Non c'è un cazzo quindi. Cioè c'è solo l'accompagnamento. Non mi piace questo Dark Souls 4 comunque, ragazzi. Allora, però, questo qui in teoria semplicemente ci sono dei cinghiali lì, non è che c'è qualcosa di leggendabile. Perché qualcosa di leggendabile c'hanno la coroncina, mi pare. Allora, potrei andare a fare questo. Che è la missione delle fotografie. Mentre andiamo, vediamo ciò che ci capita. L'accoppamento. Cavals!
Ah, sei qua, bravo. Oh, mi scusi. Ma perché stai ungendo? Cosa c'hai nelle dita di unto? Zesti, che problemi c'hai? Mi hai capito che era Gartic, perché l'ho visto prima da Vale, che lo stava giocando. Sto mangiando Dio? Perché hai censurato? Cosa hai scritto? Grazie, signora! Vuol fare la gara? Va bene, signora. Vediamo chi arriva prima al catfish. Porca puttana, è di là. Ma questa è un'inculata, scusa, ero girato dall'altro verso io. Bastarda, le sparo alle gomme. Maledetta. Dove cazzo passa? Oh, oh! Infame, sa la strada, io non c'ho lo stradario. Vai, cavalla. Ma che figura mi fai fare? Porca shit. Ma porca miseria, porca. Adesso la signora che la riprende più. Dovevi saltarlo, era un buco. Porca miseria, dobbiamo tagliare assolutamente. Prendiamo la scorciatoia. Attento però, guarda che pork. No, non è detta l'ultima parola, ragazzi. Cazzo, bella questa casetta. Chi è? Valentino, 80 mesi, ho tanta voglia di termosifoni. Chi è? Un giocatore del calcio di termo? Alla faccia vostra, ragazzi. Ah, signora, adesso? Si calmi, però. La prenda bene la sconfitta. Ci si vede. Oggi Lanciofena si va. Noi adesso dobbiamo andare verso una missione. Ma quel che succede, succede. Buonasera. Salutiamo perché siamo educati comunque. Non volevo spararle. Oggi è la giornata della tolleranza, quindi non si. Ci mancherebbe. Godiamoci questo tutto. No, non è la mia prima run, è la mia seconda. È la mia prima su PC. Ho giocato i tempi su Play 4. Ah, dici che scendeva dal cavallo e sparava al cavallo perché non era più buono a niente. Così immediato. Andiamo. Ah no, cambiamo strada, niente. È iniziato da poco, merita, secondo te? Va là. Questo cavallo si è agitato a causa di un predatore. Se il predatore si avvicina troppo, il cavallo disarticola. Dove cazzo era il predatore? Posto la webcam perché se no vedete gli avvisi lassù che potrebbero essere carini. Mettiamo. No, qua c'è la roba, la mettiamo di qua per forza. Per forza di qua. Tra l'altro volete sapere perché questo è il gioco perfetto? Il gioco perfetto perché tu mentre con il mouse stai facendo roba nel secondo schermo, con il pad puoi continuare a giocare. Non ti si disattiva il pad. Ma a proposito,
Ce la fa merda Rockstar di culo a fare sta schifo di versione next gen? Muoviti contando sulle tue forze. Ma c'è già la... Cioè, c'è già 60 fps. Da quel che so. Su Play 5. Oggi mi si sente particolarmente basso. No, forse perché ero qui mentre facevo le robe, ma se sono qui mi senti giusto in teoria. Posso alzare un pochino almeno. Oh certo, signora, che succede? Maledizione. Ragazzi, le è morta al cavallo e le fa male una caviglia. Ah, il cavallo è là. Signora. It won't take you long, please, please. I know it. Please don't kill me. Ci stavo semplicemente pensando, signora. Da te, stavo per dire va bene, l'aiutiamo subito. Si è incazzata, non mi ha dato il tempo di aprire la bocca. Sta bastarda, oh. È iniziato anche a piovere, maledizione. Ma non importa, vabbè, se avrà passato quei suoi momenti. Un attimo, cioè, le è morto il cavallo, posso capirne. Infatti, non la giudico. No, tolleranti, ragazzi. Devo metterle intermedie. Cambio gli zoccoli al cavallo. Via. Ah, guarda che belle lì a sinistra sono le mucche. Rilassante. Acceleriamo un pochino il passo. Che? Oh my sciolta of a bitch. Dei banditi. Maledizione. Ah, cosa fate? Scappate adesso, eh? Merde. Signore, stia alla larga da qui. È pericoloso. Ci sono dei bandits. Quello passa tranquillo, ma non lo vede che qui è pericoloso. Porca miseria. Ma l'abbiamo scampata. Si chiamano banditi perché sono una banda? Sì. No, non ho letto... L'ha scritto Zesti cosa stava smerdando di unto? Che gliel'ho chiesto, mica l'ho letta. Ah, poi che problemi hai? Mettici qualcosa! Porca maledizione! Una fede d'oro, era sposato, una famiglia. Ah, è vero che si stava mangiando il signore... Sta facendo una scorpacciata di ostie, stava facendo, non ho capito. Ormai è diventata lino con il liquido della sigaretta elettronica. Fammi vedere questo cappello. Fa schifo, è meglio il mio. Stai zitto, Lino. Che hai cagato sopra la tastiera. E ogni volta che c'è quella cazzo di sigaretta elettronica attaccata alla corrente devi fare proprio sopra la tastiera così per riempirla. Cretino.
Ma perché doglia? Perché? Le potevi comprare in farmacia le ostie, eh? 50 centesimi io le compravo. Erano buone. Il pacchetto di ostie, 20 ostie, 50 centesimi. Strongs. Ho detto io e Lino unti nella sfiga e ormai ce l'aveva con sto unto. Comunque ancora non ho capito cosa cazzo stava mangiando. Le ostie sconsacrate, sì, quelle... quelle lì. Io le compravo dalle suore, ma dalle suore ti aveva quelle consacrate. Chi è? Signore, che capita? Che accade? Oh, my socks. Che succede? Che accade? Bisogna sopprimerla, signore, mi spiace. Mi spiace, è stato morso da un serpente, non c'era... non c'era veramente alcuna... alcuna soluzione. Cioè non c'era assoluta... almeno a posto... cioè, poteva soffrire, soffrire in eterno. Potevi ciucciare, ma che dite? Mi mettevo a fare lì del sesso orale così... non mi sembrava il momento adatto, sinceramente. Chi è? Chi era qua? Ho visto un puntino rosso. Forse c'è un predatore, una bissia. Ma era per salvargli la vita, e adesso, certo, un boccacciccio gli salvava la vita. Dai. Ma questa è una menzogna, Federico. Ho $1000 in tasca e non mi faccio condizionare dal mero denaro, capito? Sono già ricco. Ok, siamo arrivati qua. A destinazione. Questa qui è la nostra camminata da sexy Arthur. Ma perché non ci voglio andarci, Yusam? Se mi arriva il postino a casa, glieli do. E do anche 10 nella mancia. Oh. You a bounty hunter? Not right now, I ain't. You Black Bell? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here in. Come si fa a vivere qui poi? Ti caghi addosso. Those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Dai signora, che poi dobbiamo andare a fare il ragno, E poi dobbiamo fuggire. Questi sono arrivati a fotterci il bottino, Yeah, if it's just me against Sam. That'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right, get up here quick. Now when I give you the word, hit that. Ah, quello è Anto, sbagliato, si vede. Ha fatto l'occhiolino, siamo innamorati e fidanzati. For your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Che belli gli accenti che hanno, però porca mi... fai detonare? Oh, come
Ho sbagliato? Ah no, era giusto. From the side? No, ho ucciso il cavallo. Questo l'ho preso invece. Wow! Che? Oh mi merda! Questo non è particolarmente da Far West. Che scemo! No, non vedo. Porca miseria. Usteria! Non ci ammira quello, scemo. Affangulo, scemo. Quanti ne sono? Oh, ma quanti ce ne ha? Devo ricaricare. In questo mondo io ci sono già più di 10 persone. Se la vogliamo dare una calmata. No. Due. Qualcuno vuole salire di nuovo su quella torretta? Fatto tutto io, signora, però, genocidio. Ho bucato il cappello, sì. Tutti i capelli bucati. Wild West days, running with Jim Boy Calloway. Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Era Joseph Joestar, quindi. Apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But don't get what's famous. Non mi assistito a fatto il resto, sì, ma non ci vuole abilità comunque. Ammirare con la mira assistita e poi spostare sulla testa. E la faccia lucida, ha piovuto fino adesso, sono tutto bagnato. Eh sì, Yuzum. I'm gonna need your picture too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings. In teoria sono vestiti giusti per il posto. Mi pare. Get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? Devo fare la foto, lei è la prima che non ammazzo, quindi. E... zoom un po', eh. Bene, bene, così. Stia ferma, che ho la mano un po' mossa, non mi mette bene a fuoco. Stia ferma, bene, facciamola un po' stare lì così come una cogliona. Mi scusi che sto settando l'apertura focale. Sa, questi aggeggi, questi daguerrotipi sono un po' complicati. Il daguerrotipo è la macchina fotografica quella antica. Un attimo, signora, sto modificando il tempo di scatto. E non si modificava, tra l'altro, nel daguerrotipo. Ecco, signora, ci siamo quasi, eh? Un attimo solo. Sto impostando... la ISO. L'ho beccato con la faccia di merda, signora. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Good luck. Ma basta di farmi gli occhiolini, signora. È catcalling questo. Ma porca miseria. Ce l'offriva sì la vulva. Ma non la volevo io, ero qui per altro.
Questo cow calling. Vediamo cosa hanno questi signori di merda intanto. Ok. Allora, dove andiamo? Albert Mason, un'altra missione di queste. Questa qui cos'è? Jeremiah Compson. Credo sia per recupero i suoi. Quello qui è un recupero crediti. Andiamo a fare quella più lontana. Moro, ma sai perché il daguerrotipo si chiama così? No. Cavallo! Ehi, cavallo! Bravo, sei arrivato. È bella questa di Geremia, ma ci passiamo in mezzo? Magari la facciamo. Non troppo. Andiamo a fare questa e poi andiamo su, allora, dai. Bisogna dare un nome al cavallo, si chiama Cavalla. Missione dello Strange Man, le hai fatte? Quali sono? Quelle del killer? Quelle di trovare i tre pezzi di mappa? Louis-Jacques Mandé Daguerre. Ah. Era poco interessante Hollow in realtà, però, come cosa. Cavalla demonia. No, cavalla e basta. Poverina, perché hai dovuto insultare la mia cavalla? Il tipo col cappello a cilindro e i baffi, abbastanza misterioso. Non ho presente. Non ti credo, Mary. Un bel viaggione, potete stendervi intanto. Ah. Vi siete stesi? Zesti, vatti a lavare le mani per cortesia, eh? Dai un fastidio bestiale, vatti a lavare le mani. Sera signore, vatti a lavare le mani. I meriti addormenterai tra tre. No, non vi allungate che poi vi addormentate. Ho cambiato idea. Aia. È successo un incidente, porca miseria. Questo qui era in mezzo ai coglioni. Ma porca bestia. Scappa, fui. Scappa, scappa. Ma che fa? Ma mi insegue? Oh, ma hai rotto i coglioni, mi ha rotto però. Signora, porca miseria. Prima di sparare dovrebbe rifinire la sua mira, eh? Stiamo cantando squarciagola fino all'11M, perché? Che problema hai, Mary? Perché dovevi cantare a squarciagola fino alle 11? Eri in un party o da sola dentro casa come una crazy woman? Che vuole quello? Ah, perché vuole il fucile fuori, forse. Non sa come faccio lingotti. E io che cazzo ne so. Prendi un po' una fornace, ti serve. E sono quelle da casa. Prendi dell'oro, se lo vuoi fare d'oro, sono di qualsiasi altro metallo, lo fondi con la fornace a una temperatura molto alta. Dopodiché fai... Cioè, ti serve uno stampo di un materiale refrattario a forma di lingotto e fai lì.
Mi sembra difficile. Cioè, ci vogliono le cose, naturalmente munisci di occhialoni, guanti, robe del genere. Si fa tutto. Spero di essersi stato utile. Mi si è rotta la caviglia intanto. Allora, ragazzi, dobbiamo intrufolarci dentro questo posto. Mi pare che sia un'ottima idea entrare dall'ingresso principale. C'è una lettera. È By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne, stata will you hereby requisita. grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes? M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, Clerk, November 18th, 1895. Aspetta, che devo leggere un messaggio. Allora, vediamo questa conversazione. È da Babbi usare la cavalcata automatica. Va bene. Adesso il messaggio era: ma la cavalcata automatica? Sarcasm. Va bene, a posto. Leggo, non importa. Quindi vuol dire che non c'è nessuno dentro. Porca miseria. Niente, è durissima. Dobbiamo trovare un altro ingresso. Non era il tuo messaggio, Zesti, no. Questa sicuramente la porta sul retro non la chiude mai nessuno, eh. Infatti. Allora, intanto iniziamo a fottere tutto il fottibile. Arthur? Ah, ecco. Egocentrica, Zesti. Da oggi non ti leggo più. Ah, è vuota. Che cazzo me ne frega, scusami. Spaccala per terra, spaccala se è vuota. Disegno di un bambino. Ma chi se ne frega, scusa. Shadow Thanks indeed for your talk to our Sunday school class. Thought you might like bannata, this subito. drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you, Sam. Siccome oggi è la giornata della tolleranza, ti darò un'altra possibilità, Zesti. Vediamo, una lettera. Ah, April scusa, 7, Federico. 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. Stato I'm licenziato, grateful for the quindi. help you gave us and to help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Secondo me ha venduto il figlio. Oggi è quale giorno di tiro figlio? Nella giornata odierna. Fammi rivedere il disegno del bambino, allora, dai. Cazzo, per una ragione americana, il piccolo Giorgio ha fatto questo disegno di te, ho pensato che sarebbe piaciuto, grande così. Bello, quindi lui non ha i capelli. È proprio come me. Vediamo. C'è niente, oh. Che poracci, oh. Dove li prendo i miei soldi? C'è niente. Loro speedrun, sì. Ma il succo di mela quale? Succo quello alla mela, quello con la polpa così, o quello, il succo filtrato, quello trasparente? Lettera, leggiamo.
Mr. Compson. Uh-huh. After numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment. There's just no place for a man like you at the Central Union Railroad Company. Ma si è conservato tutte le lettere di licenziamento, quindi? Trap door, huh? Ah, una botola. What you doing here? We found this place first. Yeah. Yeah. Yeah, classic faccia di culo. Adesso guarda come gli sparo. Che figura di merda, brutto coglione. Scemo. Ah. Questa non la pari. Aia, che botta! Scemo, col curtiello fai male? Ah! Mi hai fatto cadere pure il cappello. Brutto cretino. Dai, a mani nude. To. I pugni sono meglio. Fammi riprendere il mio cappello, ragazzi. Ma che è sta merda? Il mio cappello. Porca maledizione. Naturalmente, botte in provincia di Torino, ragazzi. Che cazzo devo prendere qui? Fruga, la friga. La chiave, ma basta sparare al lucchettone. Sapete che è rischiosissimo sparare a un lucchetto? Ma non è un lucchetto, è una raviola. E che ci devo fare? Lo devo prendere a lui? Lo porto di qua. Terkel, scusami. Mi segna qui, ma qui... Ragazzi, c'è un problema. Ah, ecco. Porca miseria. E Zesti, facciamo un pochino, cioè abbastanza. Non devo prendere la pistola del tizio, perché cacchio dovrei prenderla. Fammi leggere questo diario, dove ci saranno solo lettere di licenziamento. Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Ugh. June 64. Va bene. Io però ho sete. Posso offrire qualcosa? God. Vabbè, dai, Vec, ti consiglio il sogno. No, in caso. Mi metto un po' comodo anche io. Non offrire niente che è meglio, perché... Ah, che so fare dei cocktail mica male. Tipo whisky, miele caldo e limone. Spettacolare e balsamico. Ah, mi segna ancora qua, però di sopra. Che cazzo devo prendere per davvero la pistola?
diventato completamente buio. Non la voglio, la fa schifo sta pistola, mica la voglio. Perché dovrei prendere la pistola? Non la voglio. Fammi sentire se... No, sembra a posto. Ah, ma perché lui era il tizio della casa? Ma io pensavo fosse un bandito che aveva occupato la casa insieme all'amico scemo. Allora, il registro, che sarà sicuramente questo. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Just a damn watch. Ma l'orologio adesso lo troviamo subito. Qui sotto? Ops, ops. Era qua sotto nel cassetto, dai, per forza. No, c'era qualcos'altro però. No, sarà sopra. Grazie, Ilfirt. Sempre. Non vedo perché è diventata una cosa dell'orrore. Camino, non c'è niente nel camino. C'era un altro camino, c'era forse? Guarda come è morto realistico lui. Che cazzo ho raccolto? La lettera? Ispezione la lettera. Paw. God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck. None of us want nothing to do with you. Rance. Rance. Rancy? Le mie tette Rancy. C'era un camino di sotto, come faceva? No, è questo di qua. Eccolo qua. Bello, bello questo orologio. Funziona ancora, tra l'altro. Ma questa qui era casa di Compson, quindi. Cioè, Compson è quello che mi fa riscattare le robe? O mi sto confondendo con 7000 robe? Ti confondi? Ah, ecco perché. Non lo so, non mi sembra una buona idea passare qui in mezzo alla merda. Oh porca miseria, non si vede un piffero, c'è la nebbia, non c'ho i fendinebbia, c'è un cervo, un coniglio. Oh. Sei un po' vecchio, eh. Show some respect. I was respected once. I had a profession. Non vedo, cavalla, levati. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards have changed everything.
I was a good worker. Ma... I took pride in my work. They took it away. Sarà un motivo se ti hanno licenziato da ogni cosa, però, fatti due domande, invece di puntare sempre il dito di qua e di là. Non vedo cavallo. Cosa ha fatto? Non ho visto. Ma... Aia. Invece lui non è mai esistito. Beh, che si fa, Compson? Brava, Zesty. Lo uccido? Occhio al fuoco. Ops. Oh porca miseria. Oh porca miseria. Oh porca miseria. Oh porca miseria. Croccantino adesso, però. Bello, bello croccante. C'è niente che posso fare. Dormiamo di fianco al cadavere fino al mattino. Come il guacamole croccante di Mary, sì. Ma il guacamole Mary l'hai fatto tu? Voilà, lui ancora lì bello, bello crispy. Ah, sì. Guardalo come crispy. Era il guanciale, però stasera ha fatto il guacamole. Ma questo non è il mio cavallo. Ma chi sei tu? Scendi dal mio culo, cavallo. Cavalla, dove sei? Ho sbagliato macchina. No, no, non lo voglio ciulare, so che mi fa schifo. Sono il mio tanto bene. E adesso andiamo su da Alberto Alemanni. Ah, ma questo è l'imbecille che fa le foto, eh. È lo scemo delle foto, quello. Vabbè. Andiamo comunque là. E sapete come ci andiamo fino là? Con l'autocavalcata. Guarda come si ribalta. Non gli sbatte un cazzo del... Scusa, la traiettoria, Arthur, ma porca di una puttana. Segui la strada, segui. Oh. No, godiamoci questo viaggio. Per me, piadina, guacamole, pollo e top. È top, piadina, guacamole e tonno. Dicevo, poi non tocca a cata. L'hai fatto tu, guacamole? Che nabbo l'autocavalcata? Che... Cosa vuol dire che nabbo l'autocavalcata? Scusatemi. Ma qualcuno mi ha fischiato. Sparo la faccia, avete rotto i coglioni, avete rotto. Puttana. Andatevene a fanculo, andatevene. Brutte merde. Mm.
Sì, solo che ho cambiato qualcosa alla ricetta originale. E beh, vabbè, ci sta. A me quando ho fatto il guacamole mi è sempre venuto troppo limonoso. Non so se deve essere così limonoso. Tanto tu, affanculo. Poi quello merda che mi insegue. Oh, l'autominchia. Il signore quello là. Ma dove sono finito? Affanculo, va. Dov'è? Devo andare di qua. Mi scusi, la raggiungo di nuovo, eh. Ma poi questi sono banditi, che sono, che cazzo sono? Non sono cacciatori di taglie. Ci vogliono 35 grammi di limone o lime. Non mi ricordo adesso quanto ce ne mettevo. Mi è venuto molle pure il guacamole. Il guacamole deve venire molle, sennò che cazzo di roba è? Là c'è del fiumo. Andiamo a vedere il fiumo. La combo uova, piselli e tonno è molto buona, sono d'accordo. E ti ricorderai, Vec? Ah, aspetti, scusi, eh. Ma cosa faccio con la lanterna? Chi è? Ma che fa? Mi spara! Ma ero venuto a fare due chiacchiere, io. Porca puttana, porca. Gli ho fatto i fari. E vabbè, niente, ragazzi. Dov'è il cavallo? Là c'è l'arcobaleno. Let's go, bro. No, lì per lì pensavo gli avessi fatto il pugno. Cosa è qui? Che Guevara arriva. Cosa succede? Ma basta con questa lanterna che ce l'ho. Levala! Porca miseria, questo pisello di lanterna, non si può. Oh, andiamo, dai. Dicevamo, mi sono perso i discorsi, che c'è stato questo momento di frastornamento. Io domani vado a fare la spesa, cosa mi compro? Che sono da solo questo weekend. Facciamo la robina del vampiro. La robina, non vorrei averla già fatta. Tanto è passato un Apecar, se vi fa piacere saperlo. Fatta live di cucina? No. Domani no. Il guanciale ce ne ho da croccantizzare. Di che hai voglia, boh? Aspetta. Keep your distance, got a criminal here. Hey, help! Hey, fellas. Chi c'è? Dai, ditemi chi avete. Dai, ditemi chi è. Oh, ma perché? Oh! Affanculo, vattene. Adesso gli fotto la preda, gli fotto. Porca miseria, gli sta andando via il cavallo. Ferma il cavallo! Porca miseria, non ci prendo. Sono gentile in questo Far West, lo so. Aspetta, aspetta, si è fermato. Urca bestia! Ho dovuto abbatterlo, ragazzi. Ho dovuto abbatterlo, purtroppo. Cosa aveva questo criminale? 66 cents. Ne è valsa la pena. Vediamo il proprietario del cavallo. Sto scemo. $1.90.
Allora? Si riparte, vai. Quella delle navi cargo nel lago? No, quella credo di no. Infatti l'avevano arrestato perché era un rapper lui. Era illegale il rap di questi tempi. Howdy. Salve. Vaffanculo. Però un bel cappello lui, aspetti un attimo. Aspetti, eh. Come si fa? Ecco qua. Oh! Non mi dare un... Scemo! Mi serve solo il tuo... Aia! Oh! Aia! Che miseria! Mi dia il suo cappello, orca bestia! Che miseria! Oh! Zidane! Tenebroso. Salsicce. Kubico, regalamelo il cappello. Però un bel cappello, eh. È fatto un brutto temporale, però. Il mio cavallo questo, sì. Oh, un cappello di merda, perché? Ah, se questi rompono i coglioni gli cago nel cavallo, eh. Oh. Che animale è qui? Un tacchino. Però senti quanto rilassa il rumore della tempesta, ragazzi. Quanto rilassa il temporale? Compilation di zesti che unge le cose intanto. Come mette ansia al temporale? Vabbè, se c'hai fuori casa che ti cadono i fulmini dentro casa, un po' mi cagherei anche io, però... Metterselo come sottofondo per dormire... Una playlist su Spotify con i rumori della pioggia, ma basta... Non c'hai tipo Google o Alexa? Dico sempre sottovoce che sennò mi parte. I tuoni non mi piacciono proprio. No, a me piacciono anche i tuoni. Il crackling dei tuoni del cielo. Ah, che belle arance, signore. Se mi fa passare, porca maledizione, però, eh? Tra l'altro è subito sereno il sole, un sole bestiale. Anche a me piace il crack, vabbè, non ne avevo dubbi che arrivava il drogato di turno, eh. Ma le balle a cavallo un po' schiacciate, però tutto a posto. Guarda se c'è l'arcobaleno. No. C'era prima, basta, mi metto a guardare, a spottare run, spotting arcobaleni. No, devi tenere premuto select per far andare la visuale in widescreen. Polly, tu sei terribile. Ma guarda te. Ma come vi permettete di deridere le persone? È la giornata della tolleranza.
E mi venite a dire su per il mio cappello, che io trovo gradevole comunque. Ma guarda te, tutti con sto cacchio di... Oh! Buonasera signori, saluto. Qui devi andare giù piano, guarda come in pendenza. Vai easy, vai easy. Oh. Grazie Tonaz, lo apprezzo. Mi piace il cappello, chapeau. È ormai partita di culo. È vero, io... Ce lo meritava. Mi aveva detto che il cappello faceva schifo. Oh. C'è un pezzo di mappa qui. C'è uno sbudellamento bestiale. Ho preso solo questo qui, il secondo pezzo di mappa. Do you see? Avevo anche il pezzo 1, o sbaglio? No. Indizio dell'assassino pezzo 2. Non l'avevo preso il primo pezzo? Dove le trovo le cose? No, ma mi viene il dubbio, Federico, che non ho trovato il primo pezzo. Cioè, che so dov'è. In mappe. Ah, sì, ce l'ho. Ma magari se me lo dici più o meno a voce mi ricordo dov'è il terzo, Come on, girl. Allora, intanto questo qui qual era? Era quello qua. Se l'altro più o meno mi dici dov'è, lo ritrovo. Ma torniamo sulla strada. A destra di Braithwaite. E dov'è Braithwaite's Fences? Sotto Rhodes. Rhodes era qua sotto. No, Rhodes è qua. Dov'è a destra di, quindi lungo questa strada qui lo dovrei trovare. Poi dopo ci andiamo a vedere.
scusatemi signori. È sicuramente un prigioniero degno di prigionia quello, eh. Ma come vado rapido? Ormai sono tutto un fuoco. Comunque con il mio cappello ho i capelli che non mi si scompigliano per niente. Dove cazzo mi sto andando a infilare? Dove merda è il Mr. Photographer? Photographer Ux? Cappello da Sir. Ah, eccolo. Ma con chi parla? Ah, l'ho fatto cagare, l'ho fatto. Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my... Voglio il suo cappello, voglio. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. So what you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No, wolves. Wolves? Sono belli i cappelli. Ma cosa c'è appeso all'albero? Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. È un prosciutto. È l'albero della cuccagna. Devo indovinare quanto pesa il prosciutto? Certo che possiamo. Due coglioni di cappelli. Usually I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually they are not great fans of man. I don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Guarda che se nel Far West non c'erano i cappelli, il tasso di criminalità scendeva del 20% almeno, eh. Eccolo, eccolo. Zitti, zitti. Adesso fa il flash, impazziscono e lo mozzicano, eh? Io devo prendere fuori l'arma. Che cazzo urlano? Si è incazzato, signore. No, allora l'altro è No, sta facendo la mia tecnica di prima, ragazzi. Ah! Sono durissimi, sono! Aia! Un attimo, devo ricaricare le mie pistole. Ma sono durissimi! Porca miseria, stia attento! Uno è andato! Spara direttamente a lui, potrebbe essere una buona idea. Sono di acciaio questi lupi, veramente. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Non so se vanno matti per i piedi, non so, effettivamente. Che voi sappiate, i lupi vanno matti per i piedi? I can't begin to repay my debt of gratitude. Di solito i miei piedi sono apprezzati dagli animali, comunque. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Già che ci siamo. Oh.
E togliamo il cappottino. E voilà. Ah, non è il mio cavallo quello là? Ma porca miseria. Ho l'idrofobia, ma l'idrofobia cos'è? Non è la paura dell'acqua? Voilà, così ti scaldi il culetto, cavallino. Working on the mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. So, you think that photograph will come out? I can't say with certainty, but I'm hopeful, sir. I'm due some good luck, no? Carry on like this, I'm not sure you are. Don't worry about me. Lightning doesn't strike in the same place, mm-hmm. And neither do wolves. Sta dicendo... Please, I'm here for the wildlife, not the humans. No, volevo solo il cappello. Gli ho bucato la macchina fotografica. Vabbè, niente cappello. Non importa. Allora, facciamo una cosa però. No, sparavo, gli volevo togliere il cappello con la pistola, con una mossa da Far West. Che fa? Che schifo, non sputare nel... Dai. Allora, andiamo. Tenuta Braithwaite. Direttamente lì. Vabbè, ci rimane poco, non importa. Allora, dicevamo, da qui. Intanto vado di qua. Sì, l'ho già bruciata. Volevo il cappello, ma che c'è di male nel volere un cappello? Me lo spiegate? C'è il cadavere della vecchia, che ci faccio? A parte che suona malissimo, sì. Una spilla addosso da vendere, ma c'ho $1000. Che ci faccio a vendere le cose, dai. Allora. Dove lo becco? Nelle trincee qua? No, non credo. Salutiamo questo signore. No, moro alberi. Intanto c'era qualcuno che chiedeva aiuto, quindi l'andiamo a aiutare prima di tutto. Maledizione! Fermo! Non si fa così sulle signore. La legata, porca miseria! Si fermi, mascazzone! Porca miseria, aspetti che è ingovernabile. Porca bestia. No. No. Forse ho preso la signorina, eh. Aspetta.
Signorina, si fermi. La devo salvare. Ho dato un calcio a lei. Cavallo, fermo. Signorina, non parla? Calmati. Calmati. Mi sembrava un po' silenzio comunque. Forse è morta. Volevo fermare il cavallo io però. Allora, tecnicamente avete detto alberi sarà in mezzo in sto boschetto qui. Qua è morto qualcuno lì e c'è un albero strano. Ah, eccolo qua. Dov'è la capoccia? Eccola. Ma ti sei perso, ma niente. C'era un codice, adesso posso vederla tutta, ok. Ah, eccola, eccola qui, ragazzi, è arrivata. È arrivata. È arrivata, ragazzi. Ormai una certezza, eh? Che ora è? L'1:24. Una certezza a cane. Un attimo che devo aizzare un poco qui il microfono. Parlate di me e di chi se no. Allora, qui dice c'è un campo, vai su. Un ponte, non è un campo. Cazzo di ponte è quello? Non lo conosco. Croce. Com'è buono! Ecco qui piccola regalata da cane, giustamente. Nessuno mi saluta così comunque. Zesti, fatti due domande però, porca miseria. Devi lavorare su qualcosa. Poco a nord-ovest di Valentine. Tra l'altro è vero che non dovete regalare la suba da cane. Che lei lavora, c'hai gran soldi. Smettetela. Ponte. Ponte vuol dire fiume, quindi sarà questo ponte qui? Quello è l'est, non è scritto nord? Poco a nord-ovest di Valentine. Nord-ovest. Quello è nord e basta. E non è neanche un ponte. Come non è un ponte? Ma lo vedo il ponte sulla mappa? E nord-ovest deve essere su. Sarà questa, sarà, no? Vai sulla prima E di Valentine. Ma come fa a essere a nord-ovest se Valentine è lì? Ah, ecco. Vabbè, vado verso qua, vado, insomma. Per seguire in live, ma il lavoro mi spacca le ossa con una forchetta. Ma faticosissimo con una forchetta. Riviaggiamo rapidamente.
Anche tu ci manchi un sacco a cane, comunque, per davvero. Eri la più simpatica, adesso dobbiamo tenerci zesti. È la nostra ruota di scorta. La sostituzione, la supplenza è... Aspetta. Mi dica. Non vedo niente, mi ci vorrebbe una bella lanterna qui. I mean, obviously I do, because I look like that milksop there, but tis no matter. Can you help? Maybe. See, even he is sick of... No, te, Mary, è impossibile volerti male. I apologize, sir, for his smell. Why don't we come back here? To somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep... seated inadequacy. Well, what did you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting silly. Very silly. The man is a moron. Infatti, anche a me sembra un coglione comunque. I'm the brave one. I'm not scared. Ah, sono entrambi coglioni proprio. I won't even flinch. I don't want to hurt you, boys. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. Listen, just make sure everyone... Di solito vanno in coppia, sì. Loro lavorano al symposium, mi pare, della signorina. You boys are ridiculous. Adesso le faccio vedere io, signorina, eh? Okay. Signora, non sono Guglielmo Tell. Allora. Adesso vedrà, eh? Questa... sembra... Oh! È una. You got mine, and I barely even flinched. What are you fools doing? Ho bucato tutto dietro intanto. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir. Please. What? I don't know. Please, this creature is unbearable. He needs silencing. I'll do my best. As long as she witnesses that I'm doing this under duress. Oh, you boys are so silly. Cosa dovete ancora? Now is as good a time as any. Non toccare. Mi scusi, aveva il cervello nel piede. No, ho sbagliato. Non è che adesso... Volevo vedere cosa succedeva. Magari se rimaneva uno in vita. E invece no. Porca miseria, non ci ho preso. Mi scusi, eh. Ecco qua. Ma questi sono due coglioni bestia proprio, eh? Aveva il pollice d'Achille. Ma la smette Mary di fare la vittima delle palle? Cretino. E adesso se gli sparo sul piede... Scusi, non ci ho preso, eh? Aspetti... porca miseria, mi scusi. Porca bestia, un attimo, eh.
Oh. Stia fermo. No. Deve stare fermo. Poi mi chiede di rimborso i proiettili. Scisa. No, no, ti perdono. Guarda quella bastarda di cane. Ogni volta che deve fare propaganda piratesca. No, non puoi essere malinconica, Mary. Hai cantato a squarciagola fino alle 11. Non li posso ammazzare, non me lo permettono di ammazzarli. Andiamo. Oh, 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 orca, orca, oh, oh, oh. Ma che cazzo volete? Non vedo chi sparo. Oh, porca puttana. Andatevene a fanculo, mica che vogliono questi, imbecilli. Vieni qua, cavallo. Ma dove cazzo stai camminando, cavallo? Dove vai? Vieni qui. Non scappare. Che c'è la pula. Ha senso questa cosa, per carità, però... insomma... Oh. Adesso proprio bisogna tutelarle. Per sempre la quota rosa del canale bastardo. Ma io guarda, io manderei in culo a tutti voi maschi delle palle invece. Guarda come mi trattate. Io le signorine le tratto con simpatia perché mi trattano con simpatia. Voi bastardi invece. No, il cappello! Ma la merda perché non faccio favoritismi a cane. Allora, dove cazzo siamo sulla E? Ma scusa, è questa? O magari non è segnata sulla mappa? Adesso non ci voglio pagare la taglia, dopo facciamo un salto, ma adesso non mi va. Scusate, stavo leggendo il mio smartphone a cavallo. Non si legge mai lo smartphone mentre sei a cavallo. Come è successo? Era qui. È questo. Però non me la dà bianca la zona. E non mi dà neanche il prompt, perché? Ma non ho letto la mappa ben bene. Non è questa, scusate. Perché ho la taglia? Affanculo. Andiamo a pagare questa taglia. Questa maledetta la taglia. Sono arrivato e me ne vado al lavoro, chiama, va bene cane. Mi raccomando, ogni venerdì se non ci sei ci incazziamo preoccupati qua, eh.
Quindi mi raccomando, buon lavoro. Sium. Grazie Mary, lo apprezzo molto. Welcome. How do you do? E vorrei pagare l'Italia. Adesso sono un uomo libero. Mi compro un cappello per l'amor di Dio. A parte che sono un figo da paura. Cioè Morgan, dammi la luce. Give me the light. Cioè sono un figo da paura. Come dammi un cappello? Voilà. Però cambiamolo, mettiamo questo. Yep. Che salto. Orca bestia. Dritti, quasi. Siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati, ma proprio di notte, ma che idea di pasta pane che ho. Ah, ecco, adesso infatti me la dà Blanchett. Sium. Il cazzo di capezzale. Qui ci vuole solo una cosa, ragazzi, eh. Che bella che mi c'è anche la musica ovo. Volevo la lettera io. Che cazzo ce ne fa? Lettera? Oh. Non leggo molto bene, Morgan. Come mai ho solo le mani luminose? Egregio editore, devo ammettere di essere allarmato dal pochissimo spazio dedicato al suo augusto giornale. Cosa vuol dire augusto? Vabbè, alla recente scia di uccisione nella regione. Il responsabile di questi crimini è chiaramente un uomo di grande intelligenza e potere, nonché di notevole astuzia. Egli rappresenta un evidente pericolo, non soltanto per tutti coloro che leggono la sua pubblicazione, ma molto probabilmente anche per chi ci scrive. E suggeriamo di trattare lui e le sue creazioni con la riverenza che meritano. Che Dio ci aiuti tutti quanti. Un suo concittadino preoccupato. Questo l'ha scritto il killer. Sto scemo. Forse non ho riconosciuto bene la calligrafia. Però... Ah. Have you come for me? Or was this all...
nasty surprise. Or maybe it's both. Ah, ma è callo lui. A nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself. No. Thinking about what about? Me lo son perso, Mary. Now. I'm not going to lie. It's not going to be nice. And fun. I mean, it'll be fun for me. Ma mi sta per sbudellare? Be nice for you. Degno di lode come appunto l'imperatore Augusto. Ah, ecco. No one's found it nice so far. Maybe you'll be the first. Do you like pain? Posso lanciargli la testa. Is it your friend? Però sto aspettando. It's about to become your very close friend. Very close. But when it's over, release. Glorious release. È pazzo. Now, there's no point fighting. You might as well try and relax a little bit. Ma sì, rilassiamoci. Ragazzi, un bel rilassamento. Ah. Ah. Ne è valsa la pena, però. Facile, subito. Magari c'era un twist. Magari c'era un twist incredibile, che ne sappiamo. Nasty surprise. Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Cosa vuol dire deformazione da classica, Mary? Drogata. You should think about that. Magari. No, magari a un certo punto. Non era il killer, era lì per caso. Era uno scherzone, tipo scherzi a parte. I'm not going to lie. It's not going to be nice. Invece io così è facile. It'll be fun for me, but it won't be nice for you. Sto pirla. E ti prendo il mio cappello che m'era caduto. Come molto male, però. Con una mano che si gratta il pisello e l'altra tutta spaccata per terra. Scusi, signore. Adesso la leggo e la porto via, però. La sala è diventato giorno fuori. Che mi sono rotto, non vedo niente, vedo solo la manica del tizio. Cavallo? Ah, sei qua, bravo, bravo. No. No, ma vieni qua, che cazzo, scusa, t'ho chiamato, scappi. Questo cavallo è un imbecille. Vieni qua. Adesso vediamo, sì sì, se voglia di fare il coglione. Si sveglia? Metto la testa nel culo del cavallo, eh? È il cavallo come animale. Comunque. E tra l'altro c'è anche la copertina di lupo, bello comodo, imbottito. Dai.
È un po' la gambetta da pirito, questa. Mi sono perso. Arrivo, sceriffo. Tanto questa musica è molto da Sherlock. Voilà. Bella, bro. Oh, te lo lascio qui, Well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, you. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. You remember that, my friend? I'm sure I è pazzo. Guarda, guarda come parla calmo da pazzo, i pazzi calmi. Adesso fa il matto, Non lo slegare, non lo slegare, fa il pazzo, impazzisce. Vedi, vedi? Vedi, vedi che è diventato un animale di merda. È morto adesso, sì. L'ho salvato la vita, Oh, thank you. Ci mancherebbe. Mi soldi. Thank you. No, no, si figuri. What a monster. Well, like I said, have someone head up to his cabin. Think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sick bastards out there. Ma se lo portavi in un'altra sherifferia? Here's some money for your trouble. Thank you, sir. What a mess. Ma $20? Cioè, ti ho portato fuori un pazzo scatenato fuori legge bestiale. Io faccio il fuoco qui dentro. Where's a deputy when you need one? You might be a bloodthirsty monster, Mrs. Swan, but I kinda got a soft spot for you. If that soft spot don't extend to breaking me out of this joint, well, you know what you can do with it? Fair enough. Signorina, e lei? Non so chi è Benedict Cumberbatch di qua. E tolgo, contando l'inflazione, quanto saranno? $200? Ok, girl. $421 odierni. Mi sembra poco comunque. Cioè, non mi sembra tanto. Ha fatto fuori delle persone compiendo dei gesti orribili. Che cosa fanno? Spiano gli scoponi? Che fate? Let's see. Now. I feel so light and heavy at the same time. Have I told you what an amazing woman you are? Oh, but you are. Let us be free and wild and bad, my dear. Ma siete tutti sfasciati, eh? Make love like love has never been made before. È morta. Credo sia morta. Let me take you to the clouds. Well, that was pathetic for all of us. Basta, va bene. Cos'è il punto interrogativo su invece? Andiamo a vedere.
È stata la serata di Mary questa, dopo che è anche andato a squarciagola, si sono ritrovati così, dopo il liceo classico naturalmente. Allora, dov'è? Dentro... No, qui, cosa c'è qui? C'è niente. No, sarà dentro il... Ah, qui, qui. Now you see, Helen, Acri here is a silly boy. And Protus isn't a boy at all, but a chimpanzee that a man shaves a face into every day. Now that's very useful if you need to climb a tree, but a good dimmi, Zesti, dimmi. He was always a sickly porca moglie, dimmi. And weird. I have no idea why he followed me out to the west. He would have been better off staying at prep school or going to the... Oh, un bel gilet. Orca miseria! Signori, ma sono i gemelli di merda quelli lì! Orca miseria! Tra l'altro mi sa che mi sono messo... Non era la missione, mi sono messo ad ascoltare la situazione così e basta. Mi sono lavata le mani, porca miseria. Era la merda di ora, era. Senti che suoni la Bud Spencer proprio, Terence Hill. Oh. Dicevamo. Ah, ma erano sempre i gemelli, mi sa. Solo che si sono levati dai coglioni perché... ho fatto casino. Terence Hill. Dicevate, dietro il medico... Cosa c'è dietro il medico? C'è la latrina. Non era troppo normale quello che ho visto, però, eh. Credo. Sa che l'hai già fatta. C'era una missione, ma era una delle prime missioni quella qua dentro, mi sa. È un contabile che fa il suo lavoro, nulla di che. Chissà se li ha contati tutti. Bello, bello. Direi che va bene così. Un'attività clandestina presso ora puoi rapinare anche le attività illecite. Questo. E bus, anche lei in fila, eh. No, io da guardare. What do you want? This is private. Get lost. Occupato. No, rivoglio i gemelli pene. Vado a passare una notte qui all'hotel. Aspetta, eh. Ah, lui è lo strillone. Lui non ci caca. Hey there. You best not cause no more shit around here. No, ma che casino, io. Sarei sicuramente sbagliato. Just minding my own business, I promise. Careful, big man.
Sei ancora qui a cane, non hai finito di downloadare? È finito una stanza. E quale stanza? Ah, ok, me la segna. Ah, va bene, cane. Ma non ho capito si sta in che modo si sta divertendo. Oh! Hello, you handsome man. I can help you really relax. Mi scusi a te, signore, no, ho sbagliato stanza, dovevo solo andarmene a letto. Qui c'è faccio il compagno di stanza, è Fantozzi, però scusatemi. Qui cosa c'è? L'uscita. Bene, bene. No, porca bestia. Dormi. Fino a nozze, mezzogiorno, vai. Mi prude il polpario. Il polpane. Sì, sicuramente le coperte sono tutte incummate, eh. Allora, però è cambiato il punto interrogativo. No, non è vero, è sempre là dietro. Ah! Che? Quasi, eh. Ora, questi cadaveri li ha lasciati qua. Punch, my sweet. It's sad, really. È un passo di danza, esatto. Oh my, our friend. Hello. I bet you can punch. Do me and the lady a favor here, would you? And thrash this impudent wretch. Thrash? No man alive can thrash me. What was your name, sir? Ma la signora non ne può più, non può levarseli dal culo. You, maybe, but not me. I know. Punch us both as hard as you can. You'll break his glass jaw and I'll be left standing. The knight and the knave. Good idea. Hit me then. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. Come on. Io glielo do, eh. You really walloped him. Ah, che t'arriva anche a te adesso. Impazzito completamente. Voglio darne altri due. Più forte stavolta, eh. Ah. Gli ho dato pianissimo, dai. Ma da un pezzo, Marty, eh. Quello da un pezzo. Non esistono più gli eterosessuali di una volta, ormai. Pensate, non c'è mai stato, dovevamo solo capirlo, dovevamo solo... Ecco qua. Enough, gentlemen. Yes, I think so. I slipped and I hope you killed the leprechaun. But he's still alive. Boh, almeno adesso sono entrambi sterili, signora. A posto così. We need to get some steak on those wounds. Madam, gentlemen, good luck to you. Whatever got into your heads?
Missione completata, vuol dire che non mi romperanno più... No, ma non calpestate il povero cadavere della persona che ho picchiato ieri stamattina e sta puzzando di cadavere da mo'. Andiamo a farci un giretto a Saint-Denis? Chi è? Allora, c'era un modo per fare il viaggio rapido senza... allontanarmi... Oggi al lavoro mi spaccheranno l'ano? Vediamo, Akane, vediamo. Preoccuparsi non serve. Devi solo accettarlo, devi. Non so, Marti, non capisco quale sia il problema. Pensavo fossero carote selvatiche, scusate. Andiamo a San Daniele, dove fanno il prosciutto. Qua. Zesti, diglielo. Che non si capisce mai un cazzo poi. A queste persone che parlano metà inglese e metà qualcosa di simile all'italiano. Andiamo a farci il vampiro, Federico, che non me lo ricordo per niente. O forse sì. No, non mi ricordo, forse il vampiro, porca miseria, l'ho fatto. Però no, volevo più che altro, volevo... i casual encounters. Vedi, tipo questo. Signora, si levi. Cosa fa il vigile? Devo confessarle una cosa. Sono colpevole. Appena detto che sono un uomo diverso. Sono cambiato, mi ascolti. Mi dica l'ora. Sì, sì. Voglio sapere l'ora. Mi scusi. No, voglio pagare. Voglio pagare per i crimini fatti. No, fermo! Mi arrendo, sono... No, mi arrendo. Però mi muovo. Bastardo di merda! Non volevo prenderla per il collo. Mi scusi, anche questo pugno non glielo volevo assolutamente dare. Mi perdoni. Porca miseria. Il suo cappello, mi dia il suo cappello. Il suo cappello. Comunque, un po' di police brutality, eh? Un po' di police brutality. Io ero lì con tutte le buone intenzioni. Ecco, mi hanno ciulato $54. Molti di più di quelli che ho guadagnato con l'altro scemo. Più del tallone, ragazzi. Che brutto, mi sono bruciato tutto.
Esso cinese generico, io che cazzo dovrei capire? No, adesso mi è scomparso. No, non è vero, c'è ancora. Stanno mangiando le zanzare casual? No, perché non esistono le zanzare, Marty. Eccolo, Tesla. No, semplicemente mi prudeva il tallone. È proprio lui. Are nothing but shysters and traitors and slippery tongue ball suckers. Alla mia allergia per le zanzare, Marty. Dai. Help me please. Back to work. The blood. Dimmi a cosa tu sei allergica. No problem, Marco. You are the great genius. Chi è Marco? So hot poker up the ass. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ass, like I say. Hello? Do I look like I should entertain children? Eh no, mi stai già sui coglioni. No, he says. No. I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic. The one the silver tongue American betrayed and not paid the money to. Yes, he told to shit, man. So, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius, of my ideas about the source of life. Oh, it's a toy boat. Tesla era così stronzo, sì, sì, ma è accurato, eh. Non lo so, si sa il carattere di Tesla? And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. Ladies, please. Ladies! Gentlemen! Enchanté. Hello. Hello, sir. Okay. How is the piles? Yeah? Good, good, good. Okay. My friends, you are about to witness history. Demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You are old. But ma come si è truccata la signora lì? Sembra che l'hanno presa pizza in faccia, che è probabile anche quello in realtà, contando l'epoca, eh? I will power this boat. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon. A buffoon? I watch them conspire, you morons. I never met this buffoon. Ma quello è arrivato, ha detto la diffamazione è andato via. Show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. No, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. It is easy. Any moron could do it. Ma sì, io gli sparo adesso. Fanculo. Le onde radio. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now blow up the little battleships and avoid the sea mines. They have magnets attached, making nasty explosion if they touch the bot. Scusami. Okay. Bellissimo, guarda che roba. Dimwit can use torpedoes on board to destroy the battleships. Imagine what technology can do in the hands of certified genius! Non ci ho preso. Ah, affondata. Le mine. Now tell it to do closer to battleship and shoot with torpedo. That one's gone too. You see what's porca miseria, porca miseria. See what he does? No wire like telegraph, no pulley system. Spara, spara. Ma sai, leva, porca miseria. È tutto duro, i controlli di Tesla sono un pochino da rivedere, comunque. Ah,
Dovevo farlo, ragazzi. Potevo farlo all'inizio, certo. Però... E la sindrome del videogiocatore, ragazzi. Per forza, ragazzi. Eccoci qua. Dai, ricarica veloce. Ma poi dove ce li ha tutti sti missili? Non lo so, lo vedo poco accurato. Let me just reload her. This is really remarkable. This is just ottimo, Vector. E come stai? Aspetta, l'ha ricaricata, Come stai nel letto, Vector? Sei rilassato? Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of park, still avoiding magnetic mines. Or he'll attempt to, at least. Shush! You're not here for this smart talk. The steam train, the telegraph machine, the motor car. Naturalmente non devo bucare la loro nave. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No, just rays in the air. Like the voice. E che non gira così bene. And funding from us? And funding from you, of course. But what thing to fund? What an opportunity! Fatta bene l'andata, Oh, è laggiù. Vai. Oh, questa era presissima. Beh, oh. Ah, ecco, durissima questa. Sì, comunque sono sicuro che con questa piccola barchetta potresti sventare ogni crimine. Cosa c'è nel laboratorio? Il Frankenstein? Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is. In che modo dovrebbe essere in immortalità? Maybe. I'm gonna go. Oh, yeah, of course. And thank you. If you're ever up here, Ubico subito ban. There, I will really amaze you. I hope you will forgive. Il laboratorio c'ha Windows. C'ha un computer direttamente. No, non frega niente. Percorriamo qualche strada in cerca di vita. Hey, mister. Questi sicuramente vogliono dirci qualcosa di interessante. Bella. Cosa stanno di chi è che sta parlando di inculatori di trattori? Chi è che parla di inculaggi di trattori qui dentro? How do you do?
che se la fa con i trattori? Voglio saperne di più, oh! Forse era più indietro. Buonasera, signori. Howdy. Oh, è chiuso. Ah, mi scusi. Ma ancora quello, l'amico Gavin. Dove cazzo è? Ma quello dell'amico Gavin c'è in tutte le città? Che? Non capisco chi è. Qualcuno ha perso l'amico? Ah, eccolo. C'ha il cappello bello lui. Gavin? No. We were best mates. Grandi amici. Best mates. He'd never leave me. Never. Gavin! I am so worried. Gav! Non credo, Gav. Federico. No, ma adesso ci facciamo un giretto per qua. Gav. Non vado a fare altre missioni in giro. Ma dove era il par Tesla? Sì, sì, ma poi anche. Però adesso noi passeggiamo. No, andiamoci a cavallo. Così giusto per essere più comodi. Ma se lo seguo per sempre? Buonasera, signora. Che si dice tractors? How do you do? Cazzo urli però. Ime. Si deve. Vabbè, Gavin è scomparso. Mi scusi, sto attraversando. Là c'è un saloon. Senti quanto urla sto scemo pagliaccio. Ma che messie? Messie a chi? Tiene un bello pesce. You know what? I'm feeling good today. Me l'ha detto così, eh? Ça fait plaisir à entendre. Non capisco la sua lingua di merda, purtroppo. Anyway, sorry, you don't need to know this. Au revoir. Something to say to me? You're staring? Was this necessary? Cosa fai, cavalla? I wish to be left alone. Mean nothing by it. Ah, yes. Let's all keep the peace, shall we? Come disturbo della quiete? Io volevo fare solo due chiacchiere. È stato il cavallo ad aver disturbato un attimo, ma scusami. Come disturbo della quiete? Chi è? Posso rubare i soldi al clochard? Cosa cazzo mi ha dato?
It's nice to give something instead of just begging. E ma non cap- asking for money like a goddamn worm. Non ho capito cosa mi ha dato, però. No, l'ho educato bene, ho capito. Ma... vabbè, signore, ci si vede. Se gli rifotto adesso. Quello là appoggiato alla colonna sicuramente vuole fare due chiacchiere. E mai Marco che mi ha detto di chiamarli Clochard. Hey partner. Come va? E sai che ore sono? Non lo sa? Vabbè, fa niente, cosa mi racconta? Beh, non importa. Lei cosa dice il giornale? Don't think this day can get much worse. Hey, no te desanimes. È spagnolo lui, spagnoleggiante. Thanks. Just the way it goes sometimes. Goodbye. Nessuno vuole fare amicizia con noi, ragazzi. Hey, sir. Hello, gentlemen. Everything okay? Uh-huh. Ma dove guarda quello? Scusami. All right. Well, good luck to you. See you around. La prossima. No, che palle che in prima persona fan cacare. Hey partner. Hello, mister. Hey there. Andiamo qua. Uccidi per i capelli, non posso in città. È troppo pericoloso. Era 50 pesos. Guarda che bello, porca miseria. Cioè dove vai vai è tutto dettagliato. Come va? So, you heard anything about any bounty hunters in these parts? Sorry, couldn't say. Thanks for nothing, idiot. You want to talk, mister? Right, that's the end of that. Hey there. How do you do? I'll say it again, mister. Hello. Aspetta, che se l'è presa. Cosa fa? Bella pianta questa, eh. I mean, do you really want to test me? The hell's your problem? You really do, huh? Just back the hell off. Well, do something about it. I'm just gonna go. All you gotta do is nothing, all right? You're a chump, partner. Scemo. Let's get away. Sto pirla. Voleva far la pipì nella pianta, ma l'ho fermato in tempo. Ho salvato una pianta. Sì, sono tutti lucidissimi, ma sono sudati, quindi non è che ti lavi così bene. Non mi ha detto niente. No, mi scusi, intanto mi parte un pochino. Aspetta, aspetta, qua c'è qualcosa da fare, ragazzi. Bel cappello, signore. Ma dove si entra? Porca miseria, ho sbattuto. Di là l'entrata. Zitti. Dove merda si entra? Dove c'è l'icona delle entre? Dal vicoletto? Dove cazzo sono finito? È lì, è lì. Buonasera, signorina. Ah. No. Buonasera. Ah, ma sera l'ingresso, quindi. Me a drink, mon ami. Ma chi sei? Sure, what you want? Brandy. Two brandies, bud. Chi sei, Brandy? No, il suo nome è Brandy. Oh, better be
it's the best. C'era dell'asa, cosa vuol dire cane? Asakira? It's quite a country you're building here, eh? Well, me personally? I don't know. What do you do? Mostly I just shoot people. How very American of you. I love it. What do you do? Oh, mostly I pose, I show off, I complain. Oh, how very French. I know. I am ridiculous. I have been all over the world. I have seen sights, and I have discovered the one eternal truth that I am a pies, how do you say, all ass. Asshole. Testa di pazzo, bello. Hanno tradotto giusto. Well, at least you have some self-knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world. Painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. Yeah, but you paint. Not according to salons à Paris. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? That smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. I guess so. You know, Arthur. Charles. You know Arthur? Ah, Leclerc. Don't believe in Arthur. Leclerc. It's lies. Believe in women. They are the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art. For it is. If you say so. E Vector, ragazzi. I tried both. One is better. Much better. So, I must be boring you. But here. What is it? It's just a little doodle. You know, ma non, forse ha ragione i francesi, eh? It, but I wanted to say thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. No matter. Good meeting you. No, nel senso di passione per la figa, intendevo, Vec. Mi ha regalato un hentai, praticamente, sì. Allora, andiamo verso... Oh, aspetta, che è spuntato un altro punto interrogazione. Vediamo. I'm a nasty bit of work, father. You're wrong on two counts, sir. I'm a humble brother, a penitent monk, not a priest, and you're a magnificent bit of work. You may have made some poor choices, but which of us hasn't? You have no idea. But you do, and God does, and that's enough for me and for him. We shall see. That we shall, sir. But why don't you hedge your bets and give two bits to the poor? There are so many who will go hungry tonight. Mi ha convinto. Dono ai poveri. Bless you, sir. How you getting on, anyhow? These are a somewhat apathetic lot, I'm afraid. Mm. My mentor says that America is designed to induce apathy in people. It's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool. è uno streamer, lui. It's wonderful. The thing is, I'm... Well, poverty will always be with us. But slavery, I thought we had banished that. But Saint-Denis is acting as a staging post for shipping slaves out to some of the islands. I don't believe you. It's 1899. Maybe you should take a look for yourself. I've heard that the pawnbroker down the block around the corner, the one with the green door, well, they say he sells more than forlorn trinkets. Porta verde dove? Ma gli ho donato solo 5 centesimi. C'ho $1,000 in tasca, letteralmente gli ho dato 5 centesimi. Sono morto di fame, io. Scusatemi, permesso. Mi scusi. Ma adesso, canne?
Vabbè, buona destinazione, mi raccomando. Vabbè, Mary, sistemati il culo, per favore. No, dove cazzo dovevo andare? Non mi salutate tutti che mi sento a disagio. In quel quartiere sono finito. Cioè, lì c'è del, sono un sacco di ante verdi, ma... Ah, eccola, eccola, me la segna. È verde questa porta, secondo voi? A me sembra grigia, gialla. Hi there, mister. Feel free to browse. Shall do. Bel posto. Got a few paintings over there. Something for the wife, maybe? A bit of a strange question, but you heard tell of slavers around here, buddy? What? Hai capito bene, hai capito. Where are they? Who? People you're hiding. I know they're here, don't lie to me. Please, they made me do it. I was always good to them, but they forced me to do it, sir, I swear. Ecco. Ah, vedi, vedi come si scioglie veloce la lingua. Kendrick, ti dedico questo. Piace? No, non lo rapiniamo, che non me ne frega un cazzo di rapinare. C'ho 1000 euro. È un buon augurio, però, eh. Sì, ma non sono mai esistite queste cose. Hello? Cagliate, cagliate. La nostra fidata lanterna. Hello? Por favor, ayúdanos. Help, please. No, Carlos e Miguel. Por favor. Ci penso io. Adesso non mi arriverà sicuramente l'inculata da dietro, eh? Please, I'm on your side. It's gonna be okay. Per favore. Trattati da Dio, sì sì. Now don't worry. Adesso li vado a rivendere io. Non ti credo, Zed, non so. Mi sembra una bugia questa. Oh, scusatemi, questo non doveva succedere. Pensavo di avere la mia lanterna affidata in mano. Adesso seguitemi, mi raccomando, eh. G8, sì. È consigliabile. Shit. È scomparso Mucho Pipis. Vabbè, allora intanto va che culo, ci sono dei soldoni con un nastro un po' storto. Tanto adesso appena uscite vi sparano, non è che... E Zesty, dai, dopo la live? No, perché non posso dopo la live. Ma no, poi sicuramente... Vector, fatta? Niente fuori però, dai. Questa... Su. Non lo so. Non rompete i coglioni, infatti. Venite, seguitemi. Fate finta di niente. Fate. Non date nell'occhio, eh. Non date nell'occhio. Vector è scappato, sì. Disinvolti, eh. Disinvolti.
Eccoci, eh. Brother. Brother Dorkin's friend. Arthur. Arthur Morgan. Come on. You were right. I found these two imprisoned in that shop. Oh, my. That's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that. They're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers. Come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Hey, you forgot this? Oh. Yes. Thank you. I... Here. Payment. For your service. Ma ti ho dato 5 centesimi. Cosa ci fa? Me li ridai indietro? Non è che... Ma dagli a loro, ma c'ho 1000 euro in tasca, dai, su. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on. Come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gasper Street in St. Francis. Posto. Ma io volevo salire sul tram. Oh. Fammi salire. Porca miseria. Porca miseria, difficilissimo. Fermo. Ah. Sono salito. Salve signori, salve. Salve, mi siedo davanti che ho un po' di mal d'auto. Eccoci qua. Hey, let me see that ugly mug. Girati, faccia di merda. Scusi. Che fa? Si ferma? Mi porti alla posta. Sì. Mi ha chiuso la signora. Insultata, ma non gliene è fregato granché. Vabbè, io scendo qui, mi perdoni. Orca puttana, che figure of shit, scusatemi. Allora, orca miseria, ero un po' più avanti la posta, aspetta. Mi scusi. No. Orca miseria. Facci salire. Devo andare alle poste. Porca. What the hell you doing? Mi scusi. Vabbè, è lui che è andato addosso al tram. Comunque non ho fatto niente io, Devo precisarlo. Bravo cavallo che mi segui. Aspetta. Enjoy your night, mister. Evening. Evening. Questa è bella, Now say it like you mean it. Hello. Su. Hello again. Prego, prego, continui pure. Sei rimasto un po' male, adesso riprende però. Ecco. Brutta questa, non mi piaceva. Ma fatti i cazzi tuoi tu. Era per ridere, era goliardico. Guarda te. Prego, prego, continui pure. Ma fa proprio cagare questa qui. Oh, che fa? Si calmi.
Scusi, scusi, voglio solo ascoltare un po' di buona musica. Mi dispiace se fumo. Non volevo tirare fuori la pistola, mi perdoni. Prego, prego, continui pure. Mi ho tirato fuori la pistola e sono girati tutti e tu... Porca bestia, porca miseria! Oh! Cretino! Polizia! Io mi sto solo difendendo! Polizia! Guardi! Porca miseria! E questa è difesa, eh? Non ho fatto niente! Perdonatemi, ma... sono stato attaccato. Cos'è che vuole? Sono bellissime queste cose che succedono. Ma è lui, eh? No, scusa, mi sto passando. Sono di fianco a lei. Questi però sono... A disturbo della quiete di che? Di cosa? Stavo camminando. Semmai è lui che mi stava rompendo i coglioni. Da fuori si fa qui? No, mi scusi. Dov'è la biglietteria? Rotti i coglioni con questa tromba. Se ne vada. Signore, io mi arrendo. No, si calmi. Porca miseria. Ma non mi sembra il caso. E mi dia il suo cappello subito. Spia incredibile. Ops. E due. E lasciatemi stare il mio cappello. Maledizione. Ora che ho il mio cappello nessuno può farmi niente. Non mi rompi le palle. Sium. Quando finisco la stamina mi affogo? Oh no. Questa è una brutta situazione, ragazzi. Devo raggiungere quella scala. Non posso mangiare niente. Mi stanno sparando da ogni sputo. Sono le mie carni. No, entri, maledizione. Eh no, non si può mangiare in acqua, sennò devo stare fuori troppo tempo. Sono un pochino stanco. La miseria. Ah, miseria, doveva capitare prima o poi. Morto Edge. Io volevo solo pagare la mia taglia e ascoltare della buona sana musica.
Perso solo dei soldi in questa live, comunque, non va bene. Dovrei pagare roba. È rimasto con $887. Mi è scalato $77, più ho pagato la taglia. È un altro lui. Ha ragione lui, eh. Oh! Oh! Oh, aia, aia! Aia, aia! Quanto mena questo! Ah! Oh! Bastardo, polizia! Dov'è? Ma non volevo farlo questo. Polizia! Polizia! Ah! 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 Bastardo, il tuo cappello è bellissimo. Fermo. No, aia, aia, lasciami stare. No, lasciami stare. Porca miseria, lasciami stare. Voglio solo prendere il tuo cappello. No, mi sono impantanato. Polizia! Un poliziotto! Scappato, posso fregare il cappello. Sto scemo, si è scordato il cappello. Voilà! C'era bisogno come? C'era bisogno. Lasciatemi col mio cappello senza questa tromba, per cortesia. Basta. Che ora di andare a letto questo qui con la trombetta. Su. Ah, amici. Stacco, sì. Stacco adesso. Spero che vi sia piaciuta la live, mi sono divertito molto, è veramente bello. La prossima volta che facciamo Red Dead facciamo a piedi qualsiasi cosa nelle città. Bellissimo, è veramente incredibile camminare su Red Dead. Ma io, maledizione. Maledizione, Simo! Con anche la subbona. Maledizione, stavo staccando io. Sì, posso chiudere benissimo in realtà. Posso chiudere molto molto bene. Abbiamo appena ucciso uno che suonava la tromba su Red Dead e ho concluso con quello, basta. Su. Poi se volete potete rimanere qui in chat e fate un po' di chiacchiere voi. Io andrei a letto comunque. Notte vichingo. Dai, amici. Con questo raid completamente inutile, non è vero, sempre bellissimo riceverli, ancora grazie, però andiamo a letto. Ci vediamo domenica sera alle 8 qui, avete capito?
segnato, poi ripeto, se volete rimanere in chat, no? Fate questa piccola community, tipo i siti di chat del, dei primi anni 2000, dove erano probabilmente tutti pervertiti e arrapati, quindi non so se vi conviene troppo. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte. Quasi rifaccio il raid a Viking che è offline, però li rimando nella, nella sua chat. Buonanotte, belli. Passate un buon weekend.